Ciao a tutti ragazzi, sono Tecno e sono di nuovo su Dungeon Wars con un nuovo episodio. Allora, oggi andrò a svolgere di nuovo l'ultima missione del capitolo 11. Di nuovo Boss Lich, quel cazzo, quello stronzo di merda che mi ha fatto sudare anche lui. E stavolta lo andrò di nuovo ad uccidere, raga, non mi interessa, deve morire di nuovo. Ma allora, prima di iniziare voglio andare nella campagna e voglio fare la seconda missione dell'Isola dell'Oro. Allora, devo fare la scorta segreta numero 2. Allora, livello consigliato 40 e abbiamo un elemento fuoco che sarebbe il boss, questo. Un elemento tenebra e un altro elemento fuoco. Quindi facciamo così. Ci portiamo pugno roccioso. Poi ci portiamo Tired Fiddlestrom. Ci portiamo Sifu. E ci portiamo, dove stai? Capo Noob Noob. E andiamo subito. Perché la devo fare per forza, raga, avete visto? I gettoni d'oro sono pochissimissimissimi, quindi mi servono. Vediamo un po'. Cazzo, abbiamo 4 livelli. Oddio. Buttiamo subito un detonatore termico su tutti, senza pensarci due volte. Non abbiamo fatto un cacchio, attenzione. Allora, andiamo con Sifu con un passo infuriato su questo qui, su Rogar Spaccapietre Tenebra. Vediamo loro che fanno. Sicuramente Rogar Spaccapietre attiverà l'abilità col martello fra un po', sicuro, me lo sento. Grande pugno roccioso. Dai, dai che morite, dai, 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 dai. Fammi giocare. E vai, sei morto. Vabbè, Sifu non gli fa niente gli elementi di fuoco. Dai. No, non voglio attivare il pugno di giustizia, andiamo così tranquillamente. Curiamo tutti. Dai, non vedo l'ora di distruggere di nuovo quel boss lich di merda. Ok. Vai, però fateli morire subito a questi, dai. Cioè, ci stanno facendo perdere tempo, raga, questi qua. Ok, va. No, non è andato a casa. Mandra ora. Ok. Vai Sifu. Boom, boom, grande Sifu. Morto, sei morto per forza. Grande, grande pugno roccioso, grande. Ok, secondo livello. Speriamo che non ci sono di nuovo loro, perché mi, cioè, sono facili da fare, ma mi rompo. Mi rompo di stare lì a cliccare così e non muoiono mai. Allora, andiamo sempre sicurazzati. Mamma mia. Fammi dire una cosa. Vabbè, curiamo Sifu. Curiamo T-Red. E ritorniamo di nuovo sul Rogar. Cioè, guardate, quello è un colpo base. Ci fa un botto di danno. Figuriamoci se quello attiva l'abilità speciale, lo schiacciacranio. L'abilità classica di Rogar Spaccapietre. Col martello che fa don don don. Quello ci fa male, raga. E diciamo è simile al boss della fornace, così. Perché si può darsi che si leva l'ustione, speriamo, al più presto. Dai, ah. E vai, vai.
stanno facendo vendere un botto di tempo. E sta cosa mi dà fastidio, perché questi qua, sti boss, come si permettono di farmi perdere tutto questo tempo? Dai. E vai, Sifu. Ti ho portato questa volta, ma fammi bei danni. Non fare che del calcetto piccolino e non gli fai niente. Raga, bene raga, vi ho saltato quella parte perché mamma mia, ci ho messo tipo 20 minuti per sconfiggere di nuovo quelli là, quindi vi ho portato direttamente al boss. Vediamo questo che cacchio ci combina con queste spade, cioè con l'asce. Non farmi molto male che ho finito tutte le cure. Guai, iniziamo bene. Allora scegliamo un amico, un elemento acqua. Vediamo un po'. Fagli male, vai. Con Igorok, poi. Non mi aspetto che gli leva metà vita, però. Almeno un bel po'. Ebbene, l'abbiamo anche congelato. Vai, Sifu. E va, attaccarlo, che scarso. Guarda, avete visto? Avete visto? Avete visto? Dai, che è quasi morto, vai, ammazzatelo. Non ci posso credere. Dai che è morto, dai. Dai che è morto. Vai Sifu, vai, buttalo a terra. Sifu, buttalo a terra, ma non me ne fotto, devi buttare a terra, grande. Grande Sifu. Così si fa, è semplice. Ok, grazie delle gemme. Facciamo anche un'evocazione con le gemme. Vediamo, raga, vediamo. Vaffanculo, va. Io mi aspettavo un eroe, mi aspettavo. Per una volta che faccio un'evocazione con le gemme non mi dà un cacchio, non mi dà. Mamma mia. Vediamo missioni. Ma passiamo subito alla boss Lich. Allora, dove stai? Boss Lich? Era questo? No, non era questo. Ah, eccolo. Tana del Lich. Ok, allora portiamoci qua, leviamo qua. Allora, Salice, Tisume, Caponubunub, e dove sta? Pignolo, vai, Pignolo ci vuole. Questa volta voglio dargli fuoco a quel bastardo. Ok, raga, facciamo che... dove sta?
Sì, mi porto direttamente alla penultima missione perché sennò ci vuole un botto, ci verrà un video tipo di 2 ore. Allora, ok? Ci vediamo direttamente alla penultima e poi andiamo al boss. Ok, raga, penultima missione. Mi hanno anche condannato a morte a coso, a Capo Nubunubu, ma adesso è scaduto e sono stato fortunatissimo. Andiamo subito su questo per iniziare. Adesso non userò i colpi, diciamo, i super colpi perché mo verrà il boss, quindi. No, vabbè, lo attiviamo dopo il Team Tozzo. Mamma mia, non mi fate male, proprio qui, non mi dovete fare male, perché qua non ho cure, non ho cacchio. Ok. Bella. Ok, perfetto. Va bene. Dai. Ok, raga, ok, finalmente di nuovo lui, Boss Leech. Vieni, che adesso ti farò del male proprio. Questo anche mi ha fatto veramente sudare, raga. Quindi ora è arrivato il momento di fargliela pagare seriamente proprio. Bravo, vieni. Ecco i suoi amichetti che sacrificherà sicuramente. Andiamo subito con un bel colpo evasivo. Lo sentirà sicuro un bel colpo evasivo. Non mi ammazzate nessuno. E senti anche questo. Sdan! Ok. Basta. Oh, basta. Va rallentatore, raga, prendi colpi al rallentatore. Mancato, bella. Sì, curiamo tutti per forza perché non posso perdere, proprio pignolo, devo dare fuoco a questo boss glitch. Quindi non lo posso perdere ora. Dai. Prenditi anche un colpo di precisione, va. Mo sicuramente farà il super colpo, si ricaricherà la vita. Andiamo con un flagello dell'anima. Vai che l'abbiamo ustionato, vai che l'abbiamo ustionato, vai. Si è sacrificato quel cazzo di amico suo. Ma non ce ne fotte un cacchio, raga. Attiviamo un team tozzo, difesa a tutti e potenza a tutti. Perfetto. E ritorniamo di nuovo ad ammazzarlo. Dai, sto aspettando proprio che Pignolo mi attiva. Cioè Pignolo mi attiva la tempesta di meteoriti. Eccolo, ecco, Gathering Power. Qualcuno si deve curare qua. Perché se questo. No, vabbè, per il momento non la spreco. Vai, Pignolo, no, vai, Pignolo. Non me lo faremo, non me lo faremo. Mi serve Pignolo, ecco. Vai Pignolo, vai. Ammazzalo, vai Pignolo, dagli fuoco. Va, brucia, 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 brucia. Ok, siamo resistiti. Bello, bello. Colpo evasivo. Sei morto. Non ti voglio neanche attivare la super abilità di coso. Ecco, sei morto. Vaffanculo di nuovo, va. Vattene a casa. Grande, raga. Gliel'abbiamo fatta pagare di nuovo a sto stronzo. Bravi ragazzi. Ok, raga. Abbiamo vinto anche questo. Allora, mo passerei subito di livello. Perché devo fare la missione? Cioè no, la missione, devo alzare solo delle abilità. Allora, dove stava? Livello potenzerò, raggiungi 5 livelli eroe, lo facciamo subito, tanto. Dove sta che ci alziamo? Facciamo con lama tenebrosa, allora facciamo salire un altro paio di livelli. E poi piano piano lo potenzio. Guardate quante bottiglie ho. Vediamo se me la dà. Non me la dà. Manca ancora un po'. Vabbè, facciamo con bocciolo. E adesso me la dà, vero? 100, livello 38. Yeah. Cioè no, 39 che 38. Via, facciamoci subito un'invocazione con le pergamene. Vediamo un po'. Via, un eroe, un eroe, un eroe, non ti chiedo niente.
Vabbè, non mi posso lamentare. Raga, allora ci becchiamo al prossimo episodio, vabbè. Spero che il video vi sia piaciuto e ciao a tutti.